Scusa, volevo dire una cosa. Io ho notato, per esempio, i primi tempi cioè, essendo la novità, loro, non sapendo cosa scrivere, forse erano anche un pochino più spontanei. Ultimamente, che forse, non so, per loro è diventato quasi mestiere, ci sono cose meno spontanee, no? Del tipo, non so, quando alla domanda qual è stato più il momento più favorevole allo svolgimento del lavoro, mi sarei ammazzata, la fine. Sì, nel senso perché almeno basta, abbiamo posto fine a questa tragedia. Ma questo è accaduto per esempio l'altra volta, che comunque in seconda sono grandi, non hanno magari, come dire, dovevano ancora rirodare tutto quanto. Al contrario, l'anno scorso, che erano forse più spontanei, o comunque erano già, cioè, avevano più difficoltà nel conoscersi, erano accadute cose più vere, più interessanti. Posso chiedere una cosa? Sì, certo. Ma riuscivano a partecipare nel gruppo e a svolgere anche il loro Sì, ruolo? ah no, pensavo la mano. Sì, Tipo l'osservatore soprattutto, era l'osservatore. coinvolto comunque pur essendo osservatore. Sì, perché la consegna è anche questa. Allora, questa Ah, scheda c'era non tutto. deve, come dire, inficiare tu devi essere molto chiaro, cioè. Il ruolo che tu svolgi non deve inficiare il prodotto, cioè la partecipazione al prodotto. Quindi l'osservatore deve avere ben presente la sua scheda, compilarla anche nei momenti finali del lavoro, anche alla fine, cioè la consegna è, ok, non è detto che tu la debba compilare in itinere, tu osserva, tu senti, se succede qualcosa, cioè ecco, se al 15° minuto per colpa di tizio abbiamo perso un punto, segnalalo, oppure se c'è stato un momento, te lo ricordi, però questo, ecco, quello che ho notato anch'io, mi chiedevo questa cosa, si riesce a fare il ruolo, ad avere un ruolo, sostenerlo e a portare avanti il prodotto? Sì, quindi. Ho proiettato gli obiettivi del lavoro del gruppo, i punti penalità e i compiti e i ruoli, e fin qua ci sono. Magari faccio vedere anche la scheda dell'osservatore, i ragazzi così appunto iniziano già a capire che devono sottolineare soprattutto i punti di forza, cioè qual è stato il momento più favorevole, qual è stato il comportamento che ha servito a risolvere un problema, eccetera. Sì, io volevo semplicemente ribadire il concetto che è importante di dare la consegna prima, assolutamente prima di fare gruppi e Esatto. ruoli. Infatti, Ok? quella che avete Sì. Ma con la scheda lì, Quale? finale, quella che abbiamo Dell'osservatore? No, compilato, solo l'osservatore. sono Solo l'osservatore. l'osservatore. Grazie a tutti che ruolo Lo vogliamo vedere? Cioè, voce per voce, così almeno se ci sono delle domande, perché magari ne abbiamo parlato in maniera generale. Ok, allora, questa la si dà all'inizio all'osservatore. L'osservatore, come dicevamo prima, comunque sa di averla, è bene che abbia dato uno sguardo, cioè se ne deve parlare prima di cominciare. È il momento giusto per, come dire, fare in modo che la classe sia al corrente di cosa sia la scheda dell'osservatore, è il momento preparatorio, quello generale. Poi è chiaro che le prime volte si ripassa insieme. Quindi all'osservatore viene data questa, la scheda dell'osservatore si può fare anche alla fine, perché giustamente la collega diceva come può un bambino fare la fiaba, risolvere il problema e intanto compilare multitasking, che è difficile per i nostri mariti, figurati per un bambino di 11 anni. Di conseguenza puoi farlo anche alla fine, ok? Allora, le leggiamo. Sono state eseguite e realizzate tutte le fasi del lavoro, come si risponde? Tu hai le consegne alla lavagna, cioè i bambini adesso vedremo che cosa si intende per un lavoro, cosa ti chiedo, quindi ci saranno 5-6 punti, abbiamo fatto tutto? Sì, no. Sono stati rispettati i tempi di lavoro? O sì o no? Perché l'orologio, come giustamente diceva Laura, ce l'abbiamo, quindi se è il mio stop, dobbiamo ancora risolvere il problema, finire il disegno, dare il Magari titolo alla ragionare sul fiaba, perché, cioè ok? dire ragazzi non abbiamo rispettato il tempo in quel momento, perché magari essere consapevoli di spiegare che cosa è successo. Poi, tutti hanno contribuito al raggiungimento dell'obiettivo di lavoro. Giustamente si dice non facciamo nulla. È difficile, questa è una domanda difficile, dalla risposta ancora più difficile, però è la prima presa di coscienza di cosa non ha funzionato. E soprattutto fa emergere magari qualche conflitto all'interno del gruppo, che va bene che emerga, nel senso che è giusto che sia. Ancora, quale gruppo è stato
svolto al meglio. L'osservatore si renderà conto, anche qui non è facile, però grazie al moderatore, dopo aver perso un punto, grazie al moderatore che ci ricordava sempre di abbassare la voce, siamo andati avanti. Oppure grazie al segretario che è veloce a scrivere, abbiamo completato la fiaba, abbiamo scritto la bella della fiaba nel tempo utile, in questo senso. Anche quello è ragionare in positivo, cioè registra quale comportamento positivo ha favorito. Nuovamente la domanda successiva: qualcuno ha dimostrato particolare gentilezza o collaborazione verso i compagni? Cioè, giustamente, come ricordavano sia Valentina che Laura, registrare, diciamo, le positività, non le negatività per acuire contrasti. Si va a fare questo lavoro per sviluppare le capacità di cooperazione, ok? Almeno ci si tenta. Ci sono stati momenti... Mi chiede cosa ha fatto in pratica. Infatti mi chiede sempre in pratica, è stato gentile, sì, ma in pratica cosa ha fatto? Ok. Questo, per quanto riguarda l'inclusione, ha un'importanza fondamentale. L'ideale è magari averla stampata, come ti dicevo, nel foglio. Loro se la scrivono sul quaderno o su un altro foglio, in modo che possano spaziare. Se no dite anche 700 fotocopie. Esatto. Ci sono stati momenti in cui il gruppo ha fatto fatica a lavorare, cosa è successo, come è stata risolta la situazione, anche qui capire, non solo dire cosa, ma come è stato risolto, qual è stato il momento più favorevole allo svolgimento del lavoro, c'è stato qualche momento particolarmente piacevole, divertente o emozionante. Prova a dare un consiglio concreto al tuo gruppo per lavorare meglio la prossima volta, ok? Ci sono domande su questa scheda? Dicevi di dare prima, spiegare i ruoli e dare prima di spiegare i ruoli a tutti, poi dare la consegna solo dopo dare i ruoli. Esatto, no? Ruoli e quindi no, dopo dividi in gruppo. E poi dividi in gruppo. Quindi anche la scheda, tutto sommato, dell'osservatore è bene spiegarla a tutti. Sì, sì, certo. Perché a tutti può capire, si guarda insieme. Durante l'anno scolastico è bene, come dire, che anche magari in collaborazione tra il consiglio di classe si decidano i gruppi. I gruppi è bene che per più tempo, a meno che non ci siano delle dinamiche esplosive, rimangano sempre gli stessi, ok? Cioè, per un buon periodo. Per un buon periodo e per diverse attività, ok? Sì, no, ma perché stanno emergendo delle perplessità che voglio dire, magari, ok? Poi i ruoli all'interno del gruppo ruotano un po', ok?